Buongiorno Verona Live, siamo in diretta su Radio Adige TV 640 del Digitale Terrestre, ma ovviamente come sempre ricordo che ci potete seguire anche su radioadige.com e intervenire con la redazione al numero che vedrete tra poco in sovraimpressione 377-386-1636. Oggi parliamo come ogni martedì di sport e abbiamo in collegamento da Palazzo Barbieri una super squadra, la CUS Verona Hockey Mastiff, che è stata celebrata davvero in comune dall'assessore Filippo Rando, ma anche da tutta l'amministrazione comunale, perché le ragazze dell'Hockey Inline hanno ottenuto a distanza di una settimana la Coppa Italia, siamo a inizio di giugno, e lo scudetto. Alessandro, sei lì con le protagoniste di questo straordinario successo nazionale? Sì, buongiorno Matteo, intanto, e buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui e li vedete qua alle mie spalle, un pezzo della squadra che in questo giugno ha portato a casa ben due coppe, dopo le facciamo anche vedere. Come dicevi giustamente, la Coppa Italia alle Final Four, a Forlì, e poi lo scudetto in casa al Palavesani. Allora faccio subito presentare dalla loro voce i protagonisti della squadra. Abbiamo Leonardo Cavazzana, giusto? Esatto, buongiorno a tutti. E poi tre delle atlete. Emma Paul, Rebecca Piccinini, dalla Ba Giulia. Capitano. Gabriele Capitano. Giulia. Gabriele Dalla Ba, responsabile. Responsabile della squadra. Ecco, intanto vi faccio raccontare dalle vostre voci l'emozione di questa vittoria, di questa doppia vittoria. Allora, diciamo che la vittoria quest'anno è stata più emozionante perché noi già venivamo da Scudetto e Coppa Italia vinte 2 anni fa. La stagione scorsa, per i noti problemi, non si è svolta. Quest'anno riconfermarsi era più difficile che vincere 2 anni fa. Ci siamo riusciti nonostante tutti i sacrifici, nonostante la pandemia, tutti i venerdì sera prima delle partite fare i tamponi a tutte le ragazze, a tutti gli accompagnatori e tutto quanto. L'abbiamo portata a casa e l'abbiamo goduta a pieno proprio. È una Alessandro, partita. Sì. prima di passare alle ragazze, facciamo vedere anche per i nostri telespettatori le foto realizzate in occasione della vittoria della Coppa Italia qui dal sito appunto del CUS Verona. Vediamo le ragazze, dopo magari le vediamo dal vivo le coppe, però qui vediamo Certo, la sì, ce foto l'abbiamo qua. appunto del trionfo in Coppa Italia. Il credito qui è di Vanessa Zenobini, e poi qui invece campione d'Italia 2020-2021, invece lo scudetto, la Coppa Scudetto che viene alzata. Quindi giusto anche tributare le ragazze nel loro momento di soddisfazione maggiore durante il trionfo. Vai avanti pure. Ecco, allora, intanto le ragazze direi di far risollevare la coppa, così le facciamo anche vedere ai nostri telespettatori. E eccole qua, con Meraviglia. il premio che si sono sudate sicuramente. Sudate perché tra l'altro c'era anche caldo, mi pare, nell'ultima partita. Com'è stata questa ultima sfida? Non so chi vuole. È stata impegnativa, penso come tutte le sfide, però l'abbiamo giocata bene, insomma, eravamo anche al completo, quasi al completo, mancava una giocatrice, però insomma ce l'abbiamo messa tutta, il caldo era una componente che avevamo preventivato, che insomma in partite così dopo va in secondo piano, non è l'elemento importante. Tra l'altro, dicevate prima, siete una squadra giovanissima anche rispetto alle avversarie. Avete sentito questa differenza di età o è stato più un vantaggio, magari? No, beh, sicuramente è stato un piccolo vantaggio, ovviamente a nostro favore, perché gambe giovani, menti più libere, si viaggia meglio. Sicuramente. Tra l'altro, Matteo, c'è anche un piccolo rammarico, anzi, che quest'anno insomma non si è giocata la Champions League, però si diceva prima, se si fosse giocata. Sì, perché l'abbiamo fatta 2 anni fa in Spagna a Valladolid, dove le prime due partite le abbiamo giocate benissimo, siamo riusciti a pareggiare contro la squadra che poi ha vinto, a battere quella che è arrivata terza. Poi due sconfitte proprio date dalla stanchezza, perché il viaggio, siamo arrivati il pomeriggio, la mattina alle 9 ci hanno fatto giocare, alle 3 del pomeriggio un'altra partita e tutto quanto. E siamo usciti con un quinto posto finale che, oddio, alla prima esperienza era anche soddisfazione, però ha lasciato anche tanto amaro in bocca. Quindi
Quest'anno con la squadra che avevamo allestito, quindi con tre linee complete più due giocatrici in più, perché nell'hockey, come si sa, si continuano a cambiare giocatori in campo, avevamo ottime possibilità di ben figurare. L'anno prossimo si spera che venga fatta questa Champions, sperando che questa pandemia ci dia un po' di tregua, e quindi con la nostra squadra vedere di puntare al triplete, ancora più in alto il nome di Verona. Esatto, dice il nostro direttore di puntare al triplete. Sì, da interista dico che è una parola che mi piace. Ecco, sono interista anch'io, dica. Ecco, anche il nostro direttore interista. Non so, hai qualche altra domanda per le nostre campionesse? Volevo complimentarmi sicuramente con il mister, con il coach, con le ragazze. Successi questi che aiutano a far conoscere uno sport come l'hockey inline, che non è così, non ha la visibilità che meriterebbe probabilmente. Come hanno iniziato loro ad avvicinarsi a questo sport, e soprattutto quando hanno pensato di poter diventare un giorno anche campionesse d'Italia? Ecco, dice il nostro direttore, uno sport, l'hockey inline, che insomma non è il primo sport che viene in mente quando si dice voglio fare sport. Come avete iniziato voi, e insomma come vedete anche questo sport, che magari è un po' da far conoscere? A volte quando dite gioco hockey, cosa vi rispondono? Giochi su ghiaccio, ovviamente, la prima risposta. E io dico no, ok, in line, ma quello a quattro rotelle? Io ho detto no, quello con i pattini in linea. Quindi è un po' difficile anche far capire subito alle persone che sport è. Ovviamente è poco conosciuto. Io ho iniziato perché mi piacevano un sacco i pattini, volevo fare uno sport con i pattini e avevo pensato ok, ghiaccio, però a Verona è difficile trovare un posto se non a Bosco. Io, abitando in centro, avrei fatto molta fatica, e da lì ho trovato Alessandrini Hockey Line. E per voi? Io ho messo i pattini fin da piccola, a 3 anni, e avevo iniziato con uno sport freestyle, acrobazie sui pattini. Poi facevamo 10 minuti alla fine ogni allenamento, 10 minuti di partitella di hockey, e da lì ho detto vado solo per l'hockey, tanto vale che mi iscrivano in una squadra di hockey, e da lì ho iniziato. Ecco, la soddisfazione. Io un po' simile ai centri estivi a Vesani. E davano dei, ancora 2006-2007, facevano dei corsi di hockey, e poi li hanno abbandonati per quell'ultimo anno. Ho provato e poi mi hanno chiesto se volevo provare poi lì al Palavesani. Ecco, Alessandro, chiudiamo anche con la soddisfazione per loro di essere stati ricevuti oggi a Palazzo Barbieri dall'assessore Rando. Anche questi sono momenti che contano. Certo, è bello anche il riconoscimento da parte della città, che oggi vi ha accolto e vi ha ricordato il vostro bel obiettivo raggiunto. Sì, siamo felici anche di questo, però quello che mi sento di fare è ringraziare l'amministrazione comunale, le persone dell'assessore Rando e del sindaco Sbuarina, perché ormai sono già più di 2 anni che ci seguono con passione, che assecondano nei limiti del possibile le nostre esigenze, e devo dire che anche l'intervento che sono riusciti a fare quest'anno per cambiare tutta l'illuminazione, il tendone della nostra pista, che è stato un esborso di soldi non da poco per il comune, ci ha gratificato parecchio. Abbiamo un altro. Sì, prego, no, prego Alessandro. Solo che la squadra c'è, bisogna riconoscere anche l'aiuto che abbiamo avuto dagli sponsor, perché è una squadra nuova che è partita da zero, non c'era nulla prima, e grazie alle persone che ci hanno creduto, delle aziende che ci hanno creduto, siamo riusciti a portare a casa questo. Sicuramente, per fortuna, oltre alle difficoltà c'è anche chi riesce a credere in queste realtà. Anche a GSM ci ha dato una mano, e di questo ringraziamo a GSM sempre, che è un'emanazione del Comune di Verona. Ecco, ma sì, dimmi Alessandro. No, se avevi qualcos'altro da aggiungere, altrimenti ho una battuta finale che ho sentito prima e che mi sembra interessante. Vai pure con la battuta. Allora, prima avete chiuso l'appuntamento in comune con, e qua c'è alle mie spalle l'arena, è una battuta o non solo? No, allora, in un'ottica di modifica parziale di questo sport, di aggiunta a un qualcosa, per cercare di farlo diventare sport olimpico, visto che il CIO ha chiesto che gli sport olimpici prossimi siano soprattutto sport
da strada e quindi giocati nelle strade, nelle piazze. Ho lanciato la battuta al sindaco che potremmo fare un campionato estivo dentro in arena, tanto metter giù una pista in plastica 20x40 non è che sia invasivo per il nostro bellissimo anfiteatro, ma ci potrebbe stare benissimo. Vedo che le ragazze già sognano questo momento, sorridevano là dietro. E sarebbe molto suggestivo, chiaramente, indimenticabile. Sicuramente. Alessandro, grazie davvero per questo collegamento, ringrazia le atlete, campionesse d'Italia, CUS Verona Mastiff che si aggiudicano Coppa Italia e Scudetto, quindi complimenti e portano in alto i colori di Verona in tutta Italia e di uno sport come quello dell'hockey inline che merita assolutamente visibilità, merita riconoscimento anche grazie ai risultati straordinari che stanno ottenendo le nostre giovani atlete. Grazie Alessandro, noi chiudiamo il collegamento e mandiamo però l'intervista che hai realizzato all'assessore Rando e poi proseguiamo con la nostra puntata. Grazie per il collegamento. Grazie e buona giornata.